Giovani, donne e agricoltori esperti che si sfidano a colpi di cesoie. A Petritoli è andata in scena la nona edizione regionale del campionato di potatura degli ulivi organizzato dall'ASAM e lo ha seguito per noi Luca Moriconi. Vediamo. 60 concorrenti per 180 ulivi da potare. Siamo nelle campagne di Petritoli dove si è svolta l'ottava edizione del campionato regionale di potatura. Sei concorrenti che accederanno poi alle fasi finali nel Lazio, sei concorrenti che verranno inseriti nell'elenco dell'ASAM e degli operatori autorizzati. Seghetto e cesoie per le forbici d'oro, questo è il nome del concorso, tre piante ciascuna per ciascun concorrente da potare attraverso il metodo a vaso policonico, la forma di allevamento più diffusa, un tronco con tre o quattro branche principali, ciascuna da scolpire a forma di cono. Oh, com'è andata? Andata bene, speriamo, per il momento, dopo Senti, sentiremo. ci spieghi quali sono gli attrezzi che hai usato? Questa per esempio cos'è? Sì, questo è lo svezzatoio. Cosa serve? Questo qua praticamente si allunga, il seghetto invece che questo piccolino, abbiamo il seghetto questo qua che si allunga, telescopico e per potare le piante su in cima, i rami, quelli che non saranno da terra. Senti, ma a te chi ti ha insegnato questa tecnica della potatura? Io tramite l'ASAM abbiamo fatto il corso a Castellone, tramite il sindacato sapevo che si faceva questo corso, allora mi sono iscritto. Allora in bocca al lupo. Grazie, grevi. Spero che sia andata molto bene. Comunque avevamo a disposizione 30 minuti, non di più. Troppo pochi o troppo? Ma diciamo che possono andare bene per chi è già abile, chi ha già fatto altre volte. Per come me è la prima volta, diciamo che è un confronto in più che faccio con me stesso e con la pianta. Gara terminata, com'è andata? Ma abbastanza bene, Lei è un diciamo. po' esperto, dica la verità. E io, è quello che ho vinto nel 2008, Ah. la gara regionale. Terminata a questo punto la gara, inizia la fase di valutazione da parte della giuria che per ogni pianta assegnerà un punteggio da 0 a 5. Un campionato singolare, lo possiamo dire, questo qui organizzato a livello regionale e poi nazionale. Assolutamente sì, ma è un tentativo di recuperare tutto il ritardo che è stato accumulato nella formazione presso gli operatori. Di giocando cerchiamo comunque di stimolare un interesse e la cosa sta riuscendo perché siamo a 8 campionati regionali e all'ottava edizione del campionato nazionale, con un interesse crescente sia da parte degli operatori che delle istituzioni locali e delle associazioni di categoria. Se dovesse dirci tre caratteristiche che devono fare il buon potatore? Deve conoscere un minimo di fisiologia vegetale, deve conoscere le caratteristiche produttive dell'olivo, deve conoscere le differenze varietali perché anche su quelle poi bisogna adattare qualche leggera diversità.